Carlo, scusate. Carlo, scusami. Ciao Mazzi, piacere. Credo che sono di lei. Fabri. Guardi, credo che sia. Scusate, niente. Poi non mi conosci, dai. Fabio Terzo. Scusate. Grazie. Eccoci qui. Attenzione. Ma devo dire qualcosa io. Io mi sono sentito sempre un pochino in colpa nei confronti di Fabio D'Aversa, perché quelle poche volte che ci incontravamo lui mi diceva: certo, tu mi hai affibbiato un personaggio, quello di Fabris, io attraverso la strada e mi dico: ah Fabris, hai rifatto la carta d'identità, sei peggiorato, ah Fabris, non ti mettere profilo. È un continuo, dall'88 andiamo avanti così. Io dico no, dico adesso, allora che ho detto Fabio, io ti ringrazio perché hai fatto una bellissima interpretazione in Compagnia Scuola, però mi dispiace per tutto quello che è successo. Lui mi ha detto: ma no, ma guarda che è un piacere alla fine, perché sono diventato immortale. Allora, gli ho detto, dico, guarda, poi dico, ci incontreremo perché ti devo parlare. Allora ho voluto veramente scrivergli un bel ruolo, quasi per risarcirti, e devo dire che il ruolo è fantastico e lui l'ha svolto nel migliore dei modi. E la serie è veramente una buona serie, ma credo che dalla quinta in poi, sesta in poi, improvvisamente ha una grande sterzata e diventa veramente un qualcosa di diverso, grazie anche alla sua interpretazione e a tutto quello che succede tra me e lui, perché le cose non è che vanno tanto bene tra me e lui nella cosa, perché inizia la vendetta di Fabris e sarà una tragedia per me. Sembra un po' uno squilibrato quando entra in scena, ma poi piano piano diventa ancora più squilibrato e arriveremo a dei momenti anche drammatici. Insieme con Valerio abbiamo voluto girare quelle scene un po' la Fritz Lang, il bianco e il nero, e quelle scene là dove avviene una cosa che lui fa nei miei confronti molto grave, è veramente di grande qualità e recitativa e anche fotografica. Basta, ho detto tutto, ti ringrazio, ti voglio bene e grazie per essere stato con noi. Vai. Grazie. Ha già detto riguardo al personaggio, non aggiungo altro. Io però voglio dire che sono grato, profondamente grato a Carlo Verdone, perché per questo, diciamo, anche rilancio artistico. E perché lui è umanamente una bravissima persona, professionalmente inutile che aggiungo altro, se non un suggerimento che potrebbe essere anche un'idea per un, se qualora i sceneggiatori non l'avessero già avuta, ma come ennesima serie lui potrebbe essere un ottimo allenatore, per esempio, della Roma, perché ha questa capacità di motivare la sua troupe, i suoi attori, e ottenere da loro veramente il meglio sempre. Grazie.